Direttore, come vi state preparando alle ultime novità, che riguardano il reddito di cittadinanza e quota 100? Guardi, ovviamente il decreto legge è uscito, anzi non è stato pubblicato ancora, per cui abbiamo sempre ovviamente delle informazioni e quindi statisticamente non abbiamo ancora un'idea precisa di quanto tutto questo possa incidere. Dico solo che in provincia di Imperia, quindi tra Imperia, Sanremo e Ventimiglia, abbiamo avuto come REI, il REI è un po' lo specchio di quello che potrebbe essere il reddito di cittadinanza, abbiamo avuto circa 2.500 domande, quindi probabilmente con il reddito di cittadinanza che amplia un po' di più il bacino potrebbero essere di più. Mentre per quel che riguarda quota 100, sempre ripeto da un punto di vista statistico, potremmo pensare che in questa provincia possano essere circa 2.000, 2.000, intorno a 2.000, forse 2.500 i teorici papabili. Questo non vuol dire che ci saranno 2.000 domande di pensione per quota 100, ma probabilmente potrebbe essere quello il numero di teorici candidati. Poi da lì a fare la domanda dobbiamo aspettare e vedere. Il vostro personale è sufficiente per affrontare tutte le richieste? E guardi, proprio da questo punto di vista, nel decreto legge dovrebbe essere prevista una somma, quindi uno stanziamento per le assunzioni. Si parla di 50 milioni di euro per consentire l'assunzione. Noi abbiamo attualmente un concorso in essere che dovrebbe concludersi intorno a marzo, quindi probabilmente potremmo da quel concorso attingere delle risorse per affrontare queste tematiche così importanti.